ci troviamo di fronte ad una nuova banda di rumeni che naturalmente risultava senza fissa dimora, quindi abbiamo quattro soggetti in particolare, tre sono stati arrestati, uno ancora da ricercare sul territorio nazionale. Ovviamente erano specializzati in assalti ai parcometri, quindi letteralmente individuavano posti di alta frequenza turistica, quindi come la Riviera del Conero, come la zona Ravennate e il litorale naturalmente di Riccione, Rimini, Cattolica. Quindi erano in quelle zone dove ovviamente i parcometri raccoglievano più soldi, quindi contenevano più denaro, e nell'arco notturno approfittavano naturalmente proprio per scassinare e appropriarsi di questo denaro. Quindi più furti tra le Marche, l'Emilia Romagna, in qualche zona della Toscana, in qualche puntata anche in Liguria. Quindi stiamo ancora completando la serie di assalti che hanno effettuato. Due sono certi nel comune di Sirolo a Macerata, quindi per quanto riguarda le Marche, mentre altri quattro colpi ovviamente in Emilia Romagna. Quindi è chiaro che l'attività investigativa ha posto in viva luce proprio l'associazione a delinquere di questo gruppo specializzato proprio in questo tipo di raid, ovviamente le due procure, Macerata e Ancona, che aveva l'indagine principe, quindi il fascicolo di tutta questa serie di razzie completate nell'Anconetano, è stato importante proprio per bloccare definitivamente e assicurare la giustizia a questi soggetti che tra l'altro avevano intenzione di abbandonare il territorio italiano e scappare in Romania per sottrarsi alla giustizia. Questi personaggi qui prediligevano le località turistiche e dopo averle scelte sceglievano le vie poco trafficate dove erano presenti questi parcometri, si appostavano, così come è successo a Macerata, e durante la notte entravano in azione dalle 2:30 alle 3 di notte e andavano a scassinare questi parcometri con questa specifica modalità, ovvero con l'utilizzo di un trapano, e praticavano due fori in due determinati posti che loro ben conoscevano, aprivano il parcometro e riuscivano a togliere i cassettini dove ci sono le monete e diciamo anche le banconote. A Sirolo avevano preferito i parcheggi tutti intorno diciamo al Corso Giulietti, quindi alla via principale di Sirolo. E siamo riusciti a scoprire questi furti, diciamo, grazie alla fattiva collaborazione sia di entrambe le amministrazioni comunali, sia quella di Sirolo che quella di Numana, i quali hanno dotato appunto le due cittadine di un buon sistema di videosorveglianza. E quindi una volta acquisite le immagini siamo risaliti all'autovettura, dall'autovettura siamo risaliti ai personaggi, dai personaggi ai telefoni, e quindi ha preso in via tutta l'attività investigativa.